c'è qualcosa che sta avvicinando. Benvenuti alla laveria, ragazzi, dove facevano l'argento, dove toglievano delle cose che non servivano, e questo è il posto dove i minatori hanno questo materiale. Ecco qua. Allora, qui ci sono delle poltrone molto vecchie. Questo che cos'è? Ma qui ci sono anche delle scale che portano su. Dopo ci saliamo, ragazzi. Guardate, è fantastica. Questo, cioè, legno dopo legno, tronchi, vortice 91. Prendiamo la torcia così illuminiamo ben meglio. Ok. Veramente fantastico. Guardate, di ferro, è pieno di ferro. Qui, ragazzi, gli facevano l'argento. Facciamo un po' di tutto qui. Veramente fantastico. Bene, saliamo su a vedere che cosa si trova dentro il secondo piano della prima casa della Valeria. Tutte queste cose per un amico che conosco, che appartiene al
amicizie della mia speleologia, cui frequento, che lui è minatore, lui mi saprà raccontare bene bene tutti i dettagli che cosa si tratta di questo posto. Tutte quelle cose, elettricità, la corrente. Guardate qui il tetto, pieno di amianto. Diciamo che siamo noi nella zona, nel reparto dove fanno le cose di chimica. Ah, qui ci sono i sotterranei. Sarà a marcia e quindi potrebbe essere anche pericolante. Tutte queste cose elettriche, che cosa potranno servire? Perché è molto pericoloso. E qui che cosa ci sarà? Questa è una vasca di decantazione. Sì, questa cosa gira. Sicuramente per mischiare il materiale, giusto? Ok. Vedete, e lì c'è l'interruttore, tutto distrutto. C'è anche il motore, c'è anche un motorino e lì si attiva la corrente. Ah, qui ci sono, ragazzi, ci sono tutti i macchinari, come lavoravano. Bello solido, ferro. Qui c'è la piccola. Ok. Eccolo qua. Maledizione. Guardate i macchinari. Incredibile, tutti arrugginiti. Qui, ragazzi, è piccolo. Proprio al 100%. Potrebbe essere anche, diciamo, pericolante, perché tutte queste crepe. Sempre meglio passare, molto più sicuro. Forse qui va molto meglio, perché è più largo e quindi non c'è. I macchinari dove lavoravano, come lavoravano, non ci posso credere.
diciamo loro che è la cosa più importante, a quel livello non erano ancora arrivati, perché loro è una cosa molto importante, ragazzi, vale molto. Guardate. Qui dove sono molto attenti, guardate, qui c'è un, dove si va sotto terra. Qui c'è scritto: attenti agli forti. Che macchinari, che macchinari. La città della miniera. Questa è una delle terze, quarte, perché ti ricordate quando io avevo visitato, ragazzi, la città della miniera di San Giovanni? Qui siamo alla Valeria, la miniera, la città della miniera di Valeria. Passiamo da qui. Siamo dall'altra parte. Ah, ecco, vedete che cosa c'era scritto? Attenti agli infortuni. Vuol dire che le persone si possono farsi male. Bene, saliamo, ragazzi, là sopra. Andiamo. Lì c'è una specie di tipo una miniera là dentro. Dopo provo ad entrarci. Guardate qui, ragazzi, tutto pieno di mianto, questo per qui, guardate, vedete, guardate che materiali, che macchinari. Il soffitto è proprio crollato con gli anni. Qui è tutto dall'alto. Cisterne. C'è un po' di materiale dentro questa piccola miniera.
lì la stessa cosa. Guardate, anche qui c'è. Possiamo andare. Abbiamo concluso questa piccola, questa grande struttura macchinaria mineraria. Va bene così, ragazzi, abbiamo concluso. Oggi è stata una giornataccia veramente di freddo, e si vede, c'è anche la nebbia, qui siamo in alto, quindi anche poco a poco ha piovigginato, e quindi è stata un inizio di questa avventura fredda, molto fredda. Quindi, ragazzi, se questo video vi sia piaciuto, mettete un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e condividete queste avventure alle persone che hanno le passioni di esplorare miniere. Ragazzi, facciamo molta pubblicità, molta, perché così è probabile che altra gente mi potranno portare di posti che loro conoscono, e così vedete cose nuove, ok? Cioè, non è che acqua che c'è, la pozza di Ravetti. Quindi salutiamo la galleria, il villaggio industriale minerario. Qui finisce il primo episodio del 2023, ragazzi. Ok? Un saluto da Andrew e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!